La seconda edizione del Trofeo Città di Monterotondo, che si è tenuta allo Stadio del Nuoto gestito da Aria Sport, ha visto la partecipazione di 26 società provenienti da 6 regioni del centro e sud Italia, che si sono contese il titolo puntando sulle performance dei circa 600 atleti partecipanti per un totale di 1700 presenze. Come presidente di Aria Sport, quanto è importante oggi riqualificare un punto nevralgico come è appunto lo Stadio del Nuoto di Monterotondo? Diciamo che l'esperienza che ha maturato Sport Shuttle, la società che abbiamo acquisito da pochi mesi, rappresenta fondamentalmente un inizio di un percorso che fondamentalmente parte da questa struttura. L'impianto comunale, da questo punto di vista, il comune ci ha messo a disposizione una struttura splendida che si presta proprio ad attività agonistica a livello nazionale. Noi stiamo cercando di gestirlo al meglio e fondamentalmente il lavoro fatto anche durante l'anno è finalizzato a rendere in qualche modo lo sport aperto a tutti, quindi la struttura ha qualità credo importanti, ma è una struttura che in qualche modo riesce ad essere a disposizione di tutta l'utenza, non soltanto del comune di Monterotondo ma dei comuni intorno. Siamo arrivati alla seconda edizione e la soddisfazione è notevole nel vedere che la partecipazione è abbastanza estesa. Vengono da diverse regioni d'Italia, a partire dalla Toscana fino alla Calabria. Questo sta a testimoniare che la voglia di fare attività sportiva, di gareggiare, di competere, è una voglia presente nei nostri giovani. Sono più di 600 gli atleti che partecipano oggi a questa seconda edizione. Questo grande successo che cosa vuol dire? 600 atleti, 1700 presenze gara, 6 regioni partecipanti, vuol dire che nell'ambito nazionale, del calendario nazionale, questa è diventata una manifestazione di interesse proprio tecnico, perché gareggiare in vasca olimpionica da 50 metri in questo momento della stagione vuol dire per i tecnici, per gli atleti, avere un punto di riferimento importante poi per il proseguo dell'attività estiva. Siamo con due giovani promesse del nuoto italiano. E qual è la vittoria che vi ha lasciato di più nella vostra breve carriera? Ma la prima vittoria molto importante appunto era l'anno scorso a Roma, nei campionati italiani giovanili, vincendo i 50 dorso categoria juniores. La mia vittoria maggiore nel mio percorso sportivo è stata quella che ho ottenuto l'anno scorso ai campionati italiani juniores nella distanza dei 50 dorso. Mi sono posizionato terzo al podio. Quali sono i valori che insegna? Il sacrificio devono essere nella prima posizione, poi praticamente sappiamo tutti che il nuoto è la miglior palestra. Devi avere tanta forza di volontà se vuoi arrivare a buon punto nella tua carriera e niente, tanta passione, perché se non hai la passione non riuscirai mai a continuare questo sport. Nella manifestazione di oggi è assolutamente l'aspetto positivo del mettersi alla prova, siccome oggi tanti danni della società sono causati dagli aspetti più deteriori della competizione, io penso che manifestazioni come queste siano assolutamente da incentivare e da valorizzare.